colei che è veramente un'icona del mondo dello spettacolo, imprenditrice, stilista, showgirl, insomma una grande e lunga carriera. Baci, se noi diciamo baci stellari, nominatela voi, chiamiamola, ecco noi, bravi, Valeria Marini! Eccoci! Eccola qui la nostra Valeria! Buonasera a tutti! Ciao Civitanova, città stellare, come state? Che meraviglia! Siete pronti? Stai facendo un video? Lo sento, certo! Ma sei in diretta, Valeria! Vai, 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 siamo in diretta! Allora, eccoci qua. Valeria, il pubblico, beh, ci devi regalare una bella passerella, però guarda, la piazza qui, Barco sul Mare, è gremito di pubblico e ti hanno già applaudita, ma vedrai come calcherà la passerella. Ma io applaudo loro, applaudo le miss, perché stasera sono veramente belle. Ci regali una passerella? Beh, un po' di musica. Regia. Uno stacchetto e Valeria appunto ti regala una bellissima passerella. Moda. Eccola qui, Valeria Marini. Grazie a te per essere con noi in questa serata stellare, sarà una serata stellare, bellissima. Valeria, allora, tu sei veramente, ti ho descritta come un'icona del mondo dello spettacolo, stilista di moda, imprenditrice, sei sempre, da sempre anche molto attenta al mondo del sociale e questo veramente ti fa onore, Beh, guarda, allora io nasco artisticamente in teatro e poi sono debuttato in televisione al Salone Margherita e con lo grande spettacolo di Nini Fingitore, lì mi è arrivato il grande successo popolare, poi sono tornata al teatro, ho fatto cinema, ho fatto spettacolo Sanremo e l'anno che io ho incoronato Miss Italia avevo girato il film con Alberto Sordi. L'anno dopo era stato talmente un grande successo quell'evento di Miss Italia che l'anno dopo sono andata con Alberto al Festival di Venezia perché con lui prendeva il leone d'oro alla carriera e purtroppo i tempi non c'erano perché sennò dovevamo andare insieme e poi l'anno dopo lui è andato, quindi Miss Italia ha sempre accompagnato momenti stellari miei e non solo, ottimi di tutti. Ricordi, ottimi. Andiamo ricordi. Un po' più avanti. È una serata molto calda, però calda in tutti i sensi. Va bene, dai, comunque il bello è stare assieme, è vero o no? Sì. Questa guarda, è la cosa importante. Valeria, sicuramente ai tuoi esordi ti sono stati dati dei consigli. Un consiglio che questa sera vuoi dare alle nostre miss, che forse per alcuni di loro da questa sera poi inizia veramente una carriera importante. No, togli forse, sicuramente inizia una bella carriera. Beh, intanto un consiglio leggero che è quello di divertirsi sempre e di di divertirsi. Il consiglio giusto è di studiare, prepararsi e sapere veramente cosa vogliono fare, perché se vuoi recitare devi studiare, se vuoi ballare devi studiare, comunque ti devi preparare. Però oggi, grazie a Dio, l'Italia offre tantissime opportunità per poter prepararsi e quindi, la bellezza è una cornice, ma esatto. Bisogna metterci un quadro dentro, esatto. C'è comunque tanto materiale, esatto. Allora grazie, io dove devo andare adesso? Ti accompagnano. Perfetto. Al tuo posto in giuria. Grazie, grazie. Un applauso per Valeria Marini. Qualcosa ti agita, tanto so che tu non dormi, spegni la luce anche se non ti va, restiamo al buio a volte. Se questa è l'ultima canzone, sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai. Due vite. Grazie. Mamma, che meraviglia questa ragazza, io la conosco ormai da qualche anno.
anno dopo anno davvero sei diventata bravissima, incredibile. Grazie. Poi con questa canzone ci hai davvero fatto dire la pelle d'oca, come si suol dire. Tu sei abituata alle passerelle, Maria Luna? No. Dai, ce ne regali una. L'applauso è tutto per te, vai. Bellissime, difficile scegliere. Io ho già scelto le mie tre. Le tue tre? Eh? Sì. Hai visto? Però cioè, io li ho visti molto concentrati, eh? Sì, sì, sì. E invece il nostro Carlo Forti, il nostro presidente di giuria, ha scelto le sue tre, le sue due? O forse l'unica?